questa puntata. Citroen C3, da oggi anche automatica. Con Renault Zoe, la mobilità elettrica non è mai stata così semplice. Fiat cambia il cambio e si rende protagonista sui combustibili alternativi. Peugeot 5008 e il tennis di livello agli internazionali del Foro Italico. Nissan Leaf in versione all-terrain al Mongol Rally. La variante senza frizione della Citroen C3 da oggi si può acquistare anche nella versione con cambio automatico e AT6 a 6 rapporti, un cambio già collaudato su altri modelli del gruppo PSA con ottimi risultati. Non strappa nei passaggi di marcia, riesce a scalare il rapporto in relazione all'andatura dell'auto, insomma, si sostituisce alla mano del pilota con estrema efficienza. Al cambio è stato abbinato esclusivamente il 1200 turbo benzina 3 cilindri da 110 cavalli e con dispositivo start and stop, un propulsore che, se è parco nei consumi e in grado di soddisfare la normativa Euro 6, si rivela molto brillante già dalle prime accelerazioni. Un modello perfettamente equilibrato dunque, soprattutto in questa versione pepata a quanto basta, ma adatta anche alla condotta di guida del buon padre di famiglia. I consumi dichiarati da Citroen sono infatti di 20,4 km per litro a fronte di 188 orari di velocità massima e un'accelerazione 0-100 che avviene in 9 secondi e 8. Sotto il profilo dell'uso quotidiano per la compatta francese, con volumi abitabili comunque sufficienti a garantire la comodità dei suoi occupanti, si avvale del programma Citroen Advanced Comfort per l'impiego di tecnologie innovative pensate per agevolare chi guida, come la navigazione connessa 3D Citroen Connect Nav, la telecamera di retromarcia, l'avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, la sorveglianza dell'angolo morto, che rendono più gradevole il viaggio. E non è stata trascurata nemmeno la voglia di originalità che spesso un cliente Citroen colloca tra i principali motivi di scelta. Ne è esempio la telecamera anteriore con qualità HD integrata e connessa, che permette di catturare momenti di vita con foto o video da conservare o da condividere sui social network, in perfetto allineamento con i gusti più trendy del nostro tempo. Nonostante le dotazioni particolarmente complete e la qualità di progetto e assemblaggio della nuova C3, però l'auto costa solo 1.500 euro più della corrispondente versione con cambio manuale, raggiungendo i 18.500 euro. A fronte di questo prezzo, chiavi in mano, sono compresi anche gli air bump e gli alzacristalli elettrici posteriori, senza dimenticare climatizzatore automatico, cruise control, fendi nebbia, sensore luci, sensore pioggia e sensori di parcheggio posteriori. Altra considerazione importante è nel valore residuo dell'auto, anche perché ha un suo successo commerciale rilevante. È l'ottava auto più venduta in Italia, con ben 13.000 vetture immatricolate nei primi 4 mesi del 2017, mentre la garanzia della casa raggiunge i 2 anni con chilometraggio illimitato. E nel mese di lancio si ripete l'iniziativa varata al debutto della nuova C3, realizzata in collaborazione con Amazon Prime Now, per offrire ai clienti un test drive a domicilio. Chi entra in un labirinto sa che esiste una via d'uscita, ma non sa quale delle molte vie che gli si aprono davanti di volta in volta vi conduca. Proceda a tentoni, quando trova una via bloccata, torna indietro e ne prende un'altra. Talvolta la via che sembra più facile, non sempre, è la più giusta. E oggi, grazie a nuova Renault Zoe, vi dimostriamo come non serve nessun filo per uscire dal labirinto dell'elettrico. L'uscita dal labirinto è a portata di mano. Auto elettrica più venduta in Europa, con Renault Zoe, grazie alla nuova batteria ZI40, con una capacità di 41 kW, offre un'autonomia record di 400 km dichiarati NDC. Si tratta del miglior livello di autonomia nel mercato delle auto elettriche accessibili al grande pubblico. In condizioni di guida reali, questa nuova batteria consente di percorrere
300 km su tragitti urbani e periurbani. Nuova Zoe rappresenta un'autentica alternativa ai modelli termici grazie all'autonomia raddoppiata, offrendo al conducente un'inedita libertà di movimento, facilitando così i percorsi più lunghi e anche le gite fuori porta. La nuova batteria di Zoe vanta la densità energetica più elevata del mercato. L'importante capacità energetica della batteria è direttamente convertita in autonomia per il veicolo. A casa, al lavoro, in città, nuova Renault Zoe si può ricaricare ovunque in tutta semplicità e rapidità. Grazie al caricatore intelligente Chameleon, Renault Zoe è l'auto elettrica in grado di ricaricarsi più rapidamente alle stazioni di ricarica a corrente alternata, adattandosi a tutte le potenze disponibili e sfruttandole al massimo in tutta sicurezza. Anche quando è ferma, nuova Zoe rimane sempre attiva attraverso i servizi connessi MyZE Connect e MyZE Interactive. È possibile monitorare a distanza via smartphone o PC il livello e lo stato di carica e gestire in remoto le operazioni di ricarica e precondizionamento termico dell'abitacolo. Non esiste un'entrata e un'uscita dal labirinto, esiste solo un attraversamento dei muri che permette di superare il presente e vedere con meno timore il futuro. Il labirinto è il simbolo del viaggio che Zoe ci permette di fare verso il futuro. Del resto, l'età della pietra è terminata e non certo perché mancavano le pietre. Il mercato muta in fretta, i gusti e le esigenze degli automobilisti si modificano nel tempo, il mondo che ci gira intorno varia tendenze, mode e necessità. Per questo l'industria deve anticipare i gusti del suo pubblico. Su questa via FCA ha deciso di compiere due passi in avanti, introducendo in forma massiccia il cambio automatico sull'intera gamma e sottolineando un'autorevole e già consolidata presenza nel settore dei carburanti alternativi. La gamma dei marchi Fiat e Alfa Romeo viene offerta infatti con l'alternativa di un automatico, anzi di più ancora. Sulle compatte come la 500X e su modelli medi come la Tipo o la Giulietta si può optare per il TCT, un dual clutch costruito direttamente a Biella in uno stabilimento del gruppo. Auto più alto di gamma, dove peraltro l'automatico già ha un peso rilevante nel mix delle vendite, adottano invece prodotti ZF a 8 o 9 rapporti, mentre per qualche modello viene preferito un Aisin AT6. Insomma, l'automatico è sempre presente, fino al SUV a marchio Alfa Romeo, la Stelvio, disponibile esclusivamente con il cambio automatico e senza trascurare la rinata 124 Spider. Le percentuali in decisa crescita negli ultimi anni hanno segnato dunque un cammino che FCA non poteva non fare suo, anche per far fronte all'evoluzione della concorrenza francese e tedesca. Nel settore dei carburanti alternativi, invece, dove FCA è presente già da anni, è stata chiamata in causa la SNAM, volendo potenziare la diffusione del metano, la soluzione meno inquinante tra quelle disponibili per un motore termico. Così, ai 1100 punti di rifornimento in tutta Italia, se ne aggiungeranno altri fino a puntare al raddoppio nei prossimi 5 anni, grazie anche agli investimenti stimati in 150 milioni di euro stanziati dalla stessa SNAM, in modo da avere una rete che invogli gli automobilisti a considerare il metano come una delle alternative più valide a benzina e gasolio. I costi chilometrici infatti si abbattono, le emissioni sono pressoché azzerate. Se oggi il parco circolante di vetture a metano supera di poco il milione, infine, è facile immaginare che l'aumento delle colonnine a disposizione sulla strada porterà ad un deciso aumento delle immatricolazioni nel settore. Per aiutare l'ago della bilancia a pendere nella giusta direzione, poi FCA ha deciso di non puntare sugli incentivi governativi, ma di intervenire in prima persona, offrendo su vetture dei marchi Fiat e Lancia fino a 5.000 euro di incentivi marcati FCA per metano e GPL, mentre per i veicoli commerciali gli incentivi potranno salire fino a 12.000 euro. Thank you.
Anche quest'anno Peugeot è stata protagonista nel mondo del grande tennis come partner dei più importanti tornei del circuito ATP. L'appuntamento italiano di maggior rilievo si è tenuto al Foro Italico in Roma in occasione degli internazionali BNL di maggio. Nell'area commerciale del villaggio, il marchio esponeva in bella mostra la gamma dei suoi SUV 3008, eletto Car of the Year, affiancato da 2008 e dal nuovissimo 5008 in arrivo nelle concessionarie a breve. E proprio alla nuova 5008, Peugeot ha affidato il compito di proseguire e concretizzare la crescita del marchio all'interno del mercato e di diventare leader nel suo segmento, quello dei grandi SUV 7 posti. Il marchio del Leone ha supportato tutta la logistica di giocatori e ospiti VIP per tutta la manifestazione sportiva romana, con una flotta di 100 auto doverosamente brandizzate in rappresentanza di tutta la gamma e identificate con il logo degli internazionali. È il più abitabile di tutti i SUV del suo segmento. È innovativo anche nella modularità dell'abitacolo previsto per 7 passeggeri. 3 sedili identici indipendenti, infatti regolabili in lunghezza e in inclinazione per la seconda fila, mentre 2 sedili indipendenti, anche questi a scomparsa, accolgono i passeggeri della terza fila. Quanto ai motori, 5008 può contare su 2 benzina da 130 e 165 cavalli e 3 turbo diesel con 120, 150 e 180 cavalli, tutti Euro 6 e con start and stop. Il cambio, su quasi tutte le versioni, è il collaudato automatico EAT6, con prezzi a partire da 27.250 euro. 5008 inoltre è stato equipaggiato con la più moderna dotazione di serie quanto a supporti elettronici alla guida, dal grip control alla frenata di emergenza automatica, dalla partenza assistita in salita al mantenimento di corsia. La presenza significativa del Leone agli internazionali BNL d'Italia con i suoi modelli SUV ha rafforzato così il matrimonio con il tennis tricolore, che lo ha visto ad inizio anno anche a fianco delle tenniste azzurre partecipanti alla Fed Cup, il più importante torneo tennistico femminile tra squadre nazionali. La Leaf non è solo un'auto elettrica. Un anno fa e 100 ne pensa, avrebbero detto i nostri nonni. E non si smentirà nemmeno in luglio, quando, modificata per affrontare percorsi fuori strada, parteciperà al Mongol Rally, 16.000 chilometri che la porteranno dall'Inghilterra fino in Mongolia. Basata su una Leaf Accenta da 30 kWh di serie, offre un'autonomia fino a 250 km con una sola ricarica. La Leaf è la scelta perfetta per la prima partecipazione elettrica ad una prova tanto dura. Infatti dispone della più capillare rete di ricarica rapida in Europa. In più è compatibile con le spine Commando da 240 volt per caricare la batteria e continuare a guidare nelle zone più isolate, dove non ci saranno colonnine per la ricarica rapida. Il valore di questa esperienza risiede nel percorso, non nell'arrivare a destinazione il prima possibile.